tu sai che sono polemico, no? Quindi è pronta come cosa. Allora, il progetto è una cosa stupenda, il fatto che si suoni all'interno del maschio giovanile è una cosa stupenda, un po' meno forse il fatto che si facciano più sti complimenti al comune che semplicemente ha garantito un palco, sarebbe stato il minimo per far suonare. Questo è considerato che la SIAE l'abbiamo pagata noi artisti, che questo si infatti sappia. Infatti sottolineiamo che la SIAE l'hanno pagata gli artisti. Cioè il comune a noi non paga, anzi siamo noi che paghiamo la serata, però per suonare qua dentro io pagherei i fiori fiori di milioni, quindi non mi frega un cazzo. In conclusione un saluto a Radio Baiano. Ormai Radio Baiano è casa mia, vengono da ogni 5 giorni, quindi un abbraccio a Radio Baiano e a Francesca. Siamo qui alla festa della musica, siamo qui con Maria Alberta e Amberti, ciao ragazzi degli After Kings. Senti Maria Alberta, che ne pensi di questo spettacolo? Veramente una cosa molto carina, molto bella, molto utile per promuovere la musica emergente, poi voglio dire come scenario mascherino, quindi veramente non potevamo aspettarci di meglio. E senti, progetti futuri con la band? Per il momento abbiamo pubblicato il nostro secondo lavoro, un album di 13 pezzi, come dicevo anche sul palco, due pezzi strumentali, e insomma speriamo di promuovere più sicuramente il lavoro di fatto insomma tutto da soli, quindi ovviamente il nostro fine è quello di suonare il più possibile e oggi mi guardavo cose che si vedono queste condizioni. Va bene. E senti, un'ultima cosa, un bel saluto lì a Radio Baiano. Ciao ragazzi di Radio Baiano, un saluto da Maria Alberta degli After Kings. Ciao. Siamo sempre qui alla festa della musica a Napoli, siamo qui per esibiti questo nome. Questo nome deriva da una città tedesca nella quale sto trovando il disco di Giorgio Leandro, ciò che mi sta meglio descrivere perché lui è il fondatore della band. Questo disco che era uno scudo risalente alle tale di Vicente, che riporta come raffigurato le Pleiadi e le Barche Solari, che erano informazioni che all'età del bronzo non potevano esserci. C'è tutto un mistero attorno a questo disco di trovare questa città di Letta. Infatti il nostro disco è un disco di Vicente. Parlateci un po' del progetto. Sì, il nostro progetto in effetti ci racconta di quello del mistero, ci piace raccontare narratori di leggende, di storie antiche, di misteri, di fatti, legati sia alla città di Napoli che anche ad altre città, perché durante i nostri viaggi, i suoi viaggi, insomma abbiamo per esempio abbiamo un brano dedicato al Convole di Praga, oppure alla Loch Ness, però poi ci piace soprattutto che sono alcuni dei brani poi che andranno praticamente a formare il secondo album che è in lavorazione, che inizieremo a registrare dopo adesso. Quindi, però la maggior parte diciamo, delle canzoni sono proprio legate alla città di Napoli, perché noi ci sentiamo napoletani e difendiamo a spada tratta la nostra città e tutto è per questo che ci dispiace quando viene nostra casa. E cosa ne pensi di questa festa della musica? Noi la festa della musica partecipavamo anche a un'altra formazione già tanti anni fa, proprio a un altro castello che ha senso antico. Quindi io siamo totalmente partecipi a questa, la festa della musica, la festa europea, la scienza. Forse è stata poco pubblicizzata, tanti amici hanno difficoltà proprio a trovare informazioni. Sembrerà paradossale, ma quando partecipammo ed erano credo gli anni 90 facevamo questa cosa, forse era proprio la prima edizione e c'era, non esisteva diciamo la rete come è diffusa adesso, eppure quindi o si contava sul passaparola o sul cartaceo ed era molto più la nostra età, siamo sui 40, un saluto a Radio Baiano che ringraziamo di aver partecipato a questo evento, vi invitiamo tutti a cercarci, a seguirci sui social network, Facebook, il sito nebra.eu. I canali musicali, SoundCloud, Reverb Nation, siamo anche su Spotify perché essendo stati prodotti da un'etichetta italiana, quindi siamo presentati dall'etichetta che c'è, quindi siamo anche su Spotify, quindi abbiamo un po' di ascolto che c'è, un po' di sonrino, e poi dove siamo? Su iTunes, sull'AstroFame, vabbè, ma è speso, sì, dove ci trovate comunque, ah, e noi siamo in Nebra originale, perché ci hanno copiato il mondo, noi siamo in Nebra Original. È vero, perché infatti c'è No, esiste un... No, ma sono nati tutti. Sì, sì, sì.
siete voi gli originali. Noi siamo gli originali. Allora ci vediamo alla prossima intervista. Grazie, grazie. Soprattutto. Anche perché penso che in due mesi penso di riuscire. Comunque bentornati alla festa della musica. Siamo qui con, presentatevi. Sistema. Allora ragazzi, da dove parte il vostro progetto? Il nostro progetto parte da Napoli. Povero, Caserta, adesso qui siamo nella città di Caserta, tutto del greco, quindi paesi vesuviani e Napoli Città. Diciamo uno stile che è hard rock, rock and blues. Tutto la parte del genere che abbiamo detto un po'. Però con il rock ci identifichiamo un po'. Stasera è stato un grande evento qui a Napoli e a Maschera Giuliani, ci siamo divertiti tutti. Belli carichi, grande Napoli! Bella Lubiscia. Ragazzi, progetti futuri? Progetti futuri sono il CD di preparazione e poi il management di eventi, con arresti, sempre fare gli arresti, tutti quanti, le sala di Baiano, che è importantissimo, questa è l'iniziativa di radio. Qualche parola sul progetto? Il progetto è un progetto pubblicato. Papà,
Napoli, qui è la tribuna, io non voglio esagerare questa cosa, ci siamo stati, perché nonostante la cultura, la cultura, ci siamo accontassati per fare questa cosa, non fa niente, voglio uscire a mio fatto. Come sempre, come ogni performance. Beh, ragazzi, cosa ne pensate di questa festa? Ah, oh, interessante.
Grazie a voi ragazzi. Ragazzi, il progetto è
Nell'immediato penso che fra qualche mese uscirà l'album nostro, The Dying to the Poison, con la Rival Records. Chi lo chiede molto probabilmente. Ma quale abbiamo filmato? Abbiamo filmato finalmente. Aspettiamo solo l'unità della notizia, quindi penso che ci siano tutti i presupposti, diciamo, per settembre di vedere il nostro album. La nostra seconda fatica in distribuzione digitale e distribuzione fisica, tutto il mondo, attenzione, ragazzi. Anche porta a porta, ragazzi, anche porta a porta e e siamo comprati. C'è stato un po' di sconto sul folletto, se non ricordo male, certo. Per il momento questo, diciamo, questa è la notizia. Grazie. Più eclatante, è notizione, notiziona direi, sì. Sentite, in conclusione vogliamo salutare un po' Radio Baiano. Baiano, scassate, siete i migliori, grazie, grazie.